Sono stati gli alunni della Scuola San Giusto a sorteggiare nell'aula consiliare di Palazzo del Carmine i nomi dei 230 scrutatori chiamati per la tornata elettorale del prossimo 4 marzo. Scrutatori che saranno assegnati alle 56 sezioni e alle 3 speciali della Casa Circondariale di Caltanissetta, del Carcere Minorile e dell'Ospedale Sant'Elia. Un'operazione seguita attentamente dalla Commissione Elettorale Comunale presieduta dall'assessore Felice Dierna e dai consiglieri comunali Lorenzo La Rocca, Walter Dorato e Valeria Laimo. Quest'ultima in sostituzione di Luigi Romano impossibilitato a partecipare al sorteggio. Abbiamo già iniziato, intrapreso questo percorso che è appunto quando si verificano elezioni di qualsiasi tipo, oppure come è capitato anche il referendum, coinvolgere le scolaresche. Abbiamo incominciato con la Vittorio Veneto, con la scuola elementare degli Angeli, poi abbiamo per l'occasione delle elezioni regionali abbiamo invitato gli alunni della scuola Santa Lucia. E appunto per questo sorteggio ho invitato il dirigente, il professor Mario Cassetti, che ringrazio, proprio per coinvolgere i ragazzi della scuola media San Giusta e quella elementare per poter effettuare su questo sorteggio, ma anche per l'occasione per fare visitare il nostro palazzo, palazzo della città, Palazzo del Carmine. Ma sono momenti proprio intanto per avvicinare i ragazzi alle istituzioni. Ci sono molti ragazzi, così come è successo, che non hanno mai messo piede dentro il palazzo comunale, quindi anche fare visitare il nostro bellissimo palazzo. E poi è chiaro anche quello della massima trasparenza. I nomi degli scrutatori sorteggiati saranno affissi all'albo pretorio, compreso quello online, del Comune. Lo spirito di fare un servizio è importante sia per la città di Caltanissetta che per il Comune. Sono venuti con molta curiosità, abbiamo inserito questo momento nell'ambito dell'educazione alla legalità, quindi anche essendo una prima media si è inserito benissimo questa attività nel programma di educazione alla convivenza civile.